Benvenuti nel mio studio da parte di Dario Esposito e ciao a tutti gli amici di Planet Drum. Oggi mi piacerebbe parlarvi di questa nuova batteria da poco arrivata nel mio studio, la Classic Maple della Ludwig, batteria di acero a 7 strati con il taglio a 45 gradi del fusto, e completamente custom, per cui completamente fatta su mie specifiche. Artigianalmente in America dalla Ludwig, ho potuto scegliere tutto, dai diametri, profondità della batteria, di ogni tamburo, il tipo di blocchetti, che in questo caso sono i mini lugs, il tipo di graffe tendicerchio della cassa, il tipo di cerchio. E tante altre specifiche a seconda delle mie esigenze. In questo caso ho preso una gran cassa importante, una 24x14, e in più ho preso due tom da 12x8, 10x7,5, un rullante importante, un bellissimo 14x8, stupendo. E abbiamo poi anche qui due timpani abbastanza grandi, 15x14 e un 18x16. Che questa batteria è completamente corredata del nuovo sistema di isolamento Atlas è la nuova linea di hardware della Ludwig, che esce sostanzialmente con tre tipi di design e specifiche per le aste. Atlas standard, diciamo, che prevede delle aste di medio peso e abbastanza economiche. Atlas Classic invece prevede delle aste come questa qui che vedete montata con il Crash, che è l'unico treppiedi a terra oltre il Charleston. Atlas Classic appunto riprende il design delle vecchie aste anni 30, 40, insomma con il treppiedi a terra. E Atlas Pro invece prevede delle aste, insomma, più pesanti, ecco, per palchi più importanti. In questo caso io ho il pedale della cassa, doppio pedale Atlas Pro, che trovo davvero il migliore che abbia mai suonato, davvero da una sensibilità incredibile. Soprattutto Atlas cos'è? È un blocchetto che va a isolare il fusto e dà la possibilità di tenere il fusto dei tom, in questo caso vedremo anche dei timpani della cassa, isolato e sospeso in qualche modo. Allora, ci sono tanti sistemi di sospensione e finalmente Ludwig ha trovato un suo modo decisamente innovativo e non solo, applicabile a qualsiasi batteria. È questo blocchettone qua, blocchetto Atlas, che può essere applicato in sostituzione di qualsiasi blocchetto. Si può mettere questo blocchetto qua, che isola completamente il fusto e lo rende comunque libero di vibrare. La cosa bella è che con Atlas si possono mettere. Ad esempio abbiamo anche l'Atlas Arc qui, che riprendendo un po' il design delle vecchie batterie, è un binario su cui può scorrere liberamente il tom su cassa, e in più ci sono diverse microaste, vengono chiamati scissors, ad esempio questa microasta qui della Atlas. Tra l'altro gli snodi dell'Atlas hanno una completa libertà di azione a 360 gradi. Può essere ad esempio messa qui,
attaccata a questo perno che avanza. Su questo concetto, ecco, ho deciso di costruire la mia batteria in maniera tale da non avere tre piedi a terra. Praticamente abbiamo il sistema Atlas, ho scelto di averlo sui timpani come sospensione, perciò per ospitare la gambetta reggitimpano ci sono, ora lo vediamo meglio da quest'altra parte, i blocchetti Atlas, anche qui, che come vedete isolano il timpano completamente e creano un distanziamento della gambetta, e questo può ospitare una microasta, in realtà ci sono in tutte le dimensioni, e anche qui un'altra, che poggia unicamente sulla gambetta del timpano, e per cui non ho tre piedi a terra se non quelli dei microfoni. Adesso questo sistema l'ho adottato anche qui, aggiungendo un atlas per un perno che mi, uno scissor o microasta che mi terrebbe un campanaccio all'occorrenza, e è molto elegante. A mio avviso anche il piedino per la grancassa che è stato disegnato appositamente per l'atlas, e in questo caso non abbiamo il foro aggiuntivo che va a forare ulteriormente il fusto della grancassa per poter ospitare il piedino per cassa. Ecco, c'è un suo piedino dedicato, davvero molto elegante. E qui invece possiamo vedere la mia parte sinistra della batteria vista da davanti, che non presenta tre piedi a terra se non i piedini dei timpani con il sistema Atlas che tiene appunto sospesi i miei piatti, piatti anche importanti, pesanti, sono solidissime queste aste, e devo dire mi sto trovando molto bene senza vibrazioni aggiuntive. Bene, approfitto per salutare tutti voi, tutti i lettori di Planet Drum, ringraziare Alamini, Negozio Musicisti di Rieti, Marco Mammoliti e lo stesso Planet Drum per avermi ospitato. Nel prossimo video potrete vedere questa batteria in azione con la demo, dove la suono così come uscita dalla fabbrica, sostanzialmente presenta queste pelli ambassador sabbiate della Remo, e sul rullante la pelle Ludwig, anch'essa bellissima, davvero bellissima, tipo ambassador sabbiata medium. Bene, un saluto a tutti i lettori e
A presto, ciao da Dario Esposito.